Siete, ecco. No, il trio Medusa non era stato chiamato a rispondere su questo. Che è successo? Voi forse l'avete fatto. No, è successo. Non voglio indagare. Mi sono appuntata una frase di Luttazzi che è deliziosa. Dice: Clinton sostiene che il sesso orale non è sesso. Se è così, c'è una signorina lungo i viali che mi deve dare un sacco di soldi. E la trovo molto carina. Vediamo che ore sono, Allora, esattamente 9:09. A scuola alle 9 c'è matematica, alle 10 c'è italiano, alle 11 greco e noi a 9:10 parte la lezione di sesso orale, perché lo scritto lo facciamo la prossima settimana. E allora, per parlarci di e farci proprio una lezione, abbiamo una professoressa che si chiama Antonella Del Lago. Buonasera, ciao, benvenuta. Ciao Anna. Dico una professoressa, perché Antonella ha tenuto delle lezioni presso un liceo scientifico. Sì, forse non così particolareggiate come quella che stiamo sera. Si è parlato in generale di sesso, sì. Però noi abbiamo detto: ma chi è che può parlarci di sesso orale e farci una vera lezione? E allora noi ci rimettiamo nelle tue mani, perché siamo desiderose di imparare. Va bene? È un onore allora, per me. Antonella Del Lago è un'attrice, fa la porno star e insomma è una professionista. Una che le cose le sa fare e noi pendiamo dalle sue labbra. Pronte? Avete portato un blocchettino con la carta? Tutto qua. Tu sei pronta, Raffaella? Ti vedo attentissima. Allora, da imparare. Noi dobbiamo parlare all'ABC. Dobbiamo partire proprio da lì, perché devi pensare che non siamo preparati. Allora, la prima cosa. Intanto cerchiamo di capire se il rapporto, il sesso orale, è un preliminare oppure può essere proprio considerato come un vero e proprio rapporto. Certo, allora, innanzitutto per me potrebbe far parte sia dei preliminari che anche del vero, cioè, vero rapporto sessuale, inteso così. Dipende dalla coppia, dipende anche dalla donna ovviamente che lo fa, dal tipo di rapporto appunto che ha con l'uomo davanti. Nei preliminari si usa di più, però ci sono delle donne che tranquillamente si eccitano molto arrivando anche all'orgasmo. Andiamo per gradi, Antonella, perché noi siamo un po' così, di coccio, ce la cerchiamo di capire. L'ABC, che vuol dire, per esempio, la tecnica di base, la posizione e i movimenti. Posizione, le posizioni. Seduta, sdraiata. Allora, Raffaella, se vuoi fare delle domande puoi naturalmente chiedere. Insomma, perché ti rivolgi solo? No, perché sentivo che parlavi, non è che mi rivolgo solo a te. No, ma siccome sentivo la tua voce dietro, pensavo che volessi. Ok, no, era una battuta, ovviamente. No, perché non l'ho sentito. Innanzitutto direi che il sesso orale si può praticare, credo, in qualsiasi posto si voglia, cioè al ristorante. Sì, perché no? Nel bagno di un ristorante. Che ne so, anche è capitato dietro la console di una discoteca mentre la discoteca era aperta. Un sacco di volte. Insomma, la posizione e il luogo non sono importanti. No, non sono importanti, perché anzi, deve essere proprio una cosa fatta al momento quando scatta. La tecnica, cioè quali sono i movimenti? La tecnica, innanzitutto se l'uomo lo teniamo più rilassato possibile è meglio, perché insomma la cosa riesce meglio. Quindi sia in posizione verticale, che in posizione orizzontale, qualsivoglia mettere. È indifferente la cosa. Noi cosa facciamo? Apriamo il tutto, il pacchettino, apriamo la cerniera, c'è questa prova cerniera. Che deve essere fatta innanzitutto, certo, prima un attimino di, insomma, cerchiamo di prendere un po' questa iniziativa, insomma, facciamogli capire che abbiamo voglia di farlo, perché indubbiamente se non c'è la voglia non si può, dall'altra parte non c'è risposta, insomma. Bisogna essere convincenti, quello che stai. Bisogna essere convincenti. Un minimo, insomma, così. E poi dopo che abbiamo tirato fuori il pene, così si chiama, dobbiamo considerare anche la posizione. Dunque, il pene ha tre parti importanti, c'è una base. Sì. C'è un fusto e c'è un bel cappello sopra, sì, che è tanto importante quanto le altre due parti. Cosa io dite? Suggerirei di partire sempre dal basso, ecco. Dal basso verso l'alto.
in verticale. In verticale, cioè il movimento è dal basso verso l'alto. Dal questo, basso. Questo mi pare sì, di... Sì, perché dal basso parte lo stimolo poi per l'erezione. Certo, quindi dal basso verso l'alto. Ci si può aiutare anche con una mano, io suggerirei una è sufficiente. Sì, una è sufficiente, se no dipende anche diciamo dalla lunghezza dell'oggetto. Beh, magari... certo, dopo dipende da che cosa abbiamo davanti, capisci? Insomma, no, a proposito, mi suggerisce una domanda che è questa. Sì. Le dimensioni sono importanti? Le dimensioni diciamo che psicologicamente per una donna sono importanti, perché bisogna dirlo, però è più che altro la consistenza che... È la consistenza, sì, no, però quello che mi veniva in mente è che magari su una dimensione un po' esagerata uno si trova in difficoltà magari, no? Ma questo può darsi, perché dipende appunto anche dalla nostra... potenzialità certo. Del cavo orale, insomma. Quindi dipende da tutta una serie di proporzioni. Ecco, possiamo esatto. dire. Allora, poi cosa essenziale a tutti gli effetti è la lingua, dobbiamo usarla molto, e la salivazione, perché senza la lubrificazione della saliva e il movimento della lingua ovviamente non possiamo avere un grande effetto. Ma il movimento della lingua deve essere rotatorio, a cavatappi, cioè... Ragazzi, è una cosa seria, io non capisco tutta questa ilarità. No, la lingua deve toccare. L'effetto cavatappi, in effetti, l'effetto cavatappi è proprio perché comunque la lingua deve toccare qualsiasi punto del pene, cioè non è che c'è un punto giù, un punto su e basta. Deve partire e cercare di toccare tutto questo membro, e quindi anzi principalmente cioè, appunto con questo movimento che va in su, sappiate che sulla cappella del pene ci sono esattamente due vene che si congiungono al pezzo grosso che poi è il tronco del pene, ed è la parte più sensibile in assoluto da dove si può ottenere una forte erezione. E poi perdonami che la Bergè non ha capito, cos'è che non hai capito? Primo, dopo lei mi lascia il numero di telefono, io voglio delle ripetizioni. Vabbè, è la professoressa, se vuoi delle ripetizioni. È una cosa di essere un po' ignorante. Ecco, lo vedi? Perché noi abbiamo chiamato Rihanna per avermi invitato stasera? Perché poi non ho capito questa cosa. Deve venire, cos'è? Allora, sopra la cappella, la cappella a un certo punto fa come una piccola divisoria, no? E ci sono delle vene che si congiungono al resto del pene. Ecco, in quel pezzettino lì quasi c'è una biforcazione. E in quel punto lì, in genere, il pene è molto più sensibile di tutto il resto. C'è anatomia. Certo. Veramente... Sì. Professoressa è professoressa. Sia toccandolo che leccandolo, eccetera, diventa sempre più tuo. C'è il cameraman che ti sta sentendo. Lui non credo che... Senti, però in tutto questo noi possiamo affinare la nostra tecnica, giusto? Antonella, noi possiamo affinare la nostra tecnica, diventare sempre più proprio anatomicamente esperte. Allora, però la cosa che io ti chiedo è che certe volte proprio se non è nemmeno divertente, cioè se uno non è stimolato in qualche maniera può essere proprio una noia mortale. D'accordo, questo è quello che mi viene in mente. Anche no? Perché... Anche all'ippica della serie. Sì, uno... D'altronde comunque è una cosa innata, cioè, in una donna ti deve piacere o non ti deve piacere assolutamente. Ma una che non gli piace... E non è male, che... cioè non c'è il bene e non c'è il male, perché è un peccato non farlo, cioè non averlo, il rapporto orale, perché... Credo che sia una delle più grosse soddisfazioni che una donna veramente può avere. Per una prestazione soddisfacente, ecco, infine Antonella, vorremmo sapere se è una questione di allenamento o di talento. Cioè, insomma, il talento bisogna averlo. Però è anche vero che con la pratica più si fa migliorare, più viene meglio, più poi si possono ricercare tanti altri particolari. Brava! Io sono stata veramente illuminata e credo tutte. Ringraziamo Antonella Del Lago per questa lezione. Grazie a te. Io
spero di poterti chiamare nuovamente in causa. Quando vuoi. Cioè, abbiamo la... No, voglio dire, ragazzi, seduti. C'è la standing ovation per Antonella del Lago stasera. Grazie, complimenti. Stia attento. Stai attenta, Antonella, che sono proprio... Lo abbiamo capito anche, ma non importa. Ma di chi si parlava? Ma non importa, non importa. Dopo te lo rispiego se vuoi. No, no, le ripetizioni le ripeto prima la Benzema. Allora, vediamo il sondaggio. Se in un rapporto il sesso orale è un optional oppure è una cosa concreta, vera, che va fatta. Se, vediamo come ha risposto le donne. Per la donna forse nell'80% dei casi è un optional, non credo che lo sia per l'uomo, quindi noi ci adeguiamo. Secondo me è fondamentale e non è diverso dal resto, dall'altro sesso non orale. Va bene, c'è un gran fermento ancora nello studio Sex and the City, sono 00:19. Adele, insomma, cerchiamo di adesso di sistemare, di collocare il sesso orale nel firmamento del sesso. Dove lo mettiamo nel tabellazzo? Beh, insomma, allora dobbiamo dire innanzitutto che questo modo di fare sesso è una pratica per l'appunto molto gradita agli uomini, veramente tantissimo, sia nell'atto pratico che nelle fantasie. Spessissimo proprio si riscontra nelle fantasie sessuali maschili l'idea proprio di essere avvicinati da una donna estremamente intraprendente che, senza dire niente, inizia subito questa pratica appunto del sesso orale. Agli uomini piace moltissimo, alle donne piace un po' meno, come abbiamo visto anche dal telefilm. Le ragioni possono essere tantissime, ora cerchiamo di capirne qualcuna. Però volevo ribadire il solito concetto: nel sesso, nella sessualità, per meglio dire, tutto è permesso ad una sola condizione, che però è assolutamente indispensabile, e cioè che quello che si fa di comune accordo, cioè non ci deve essere imposizione, non ci deve essere violenza, e questo lo diciamo ogni volta perché è una cosa estremamente importante. Per quanto riguarda poi il sesso orale in modo particolare, anche rima, diciamo che ci sono due scuole di pensiero diverse, due tipi di donne, due tipologie di donne. Allora, una prima tipologia è quella di Charlotte nel telefilm, e cioè la donna alla quale non piace fare questo tipo di avere questo tipo di rapporto, anche perché non è una questione soltanto fisica, erotica, anche perché una donna spesso tende a sentirsi degradata, soprattutto se è lui che lo chiede con quel tipo di insistenza che abbiamo visto nel telefilm. Ci sono una serie di espressioni gergali anche molto forti che stanno ad identificare, usate dai maschi, che stanno a identificare anche dalle donne. Anche dalle donne, ma più dagli uomini. Stanno a identificare, cioè, quelle donne che sono disponibili ad avere questo tipo di rapporti. Quindi questa è una prima tipologia. Ce n'è anche una seconda, però, che è quella di Samantha nel telefilm. Donne che ritengono invece che avere questo tipo di rapporto non solo è piacevole, ma, come dire, dà alla donna un certo potere, quindi è esattamente il contrario. Tengono l'uomo in pugno in qualche modo, perché fanno sentire l'eccitazione all'uomo, quindi l'eccitazione è proprio nelle loro mani, possiamo dire. Beh, vediamo se anche per gli uomini il sesso orale è un optional, e questo è un piccolo spaccato delle loro risposte.